Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un nuovo video che non vedevo l'ora di registrare perché è uno dei miei format preferiti, di tutto, insomma, YouTube. Infatti, come avrete letto dal titolo qua sotto, oggi sono qui per farvi un nuovo room tour. Ebbene sì, l'ultimo non so a quando risale, però a un bel po' di tempo fa e nel corso di questi mesi sono cambiate molte molte cose diciamo, nella mia camera, non a livello di mobili perché quelli sono rimasti sempre gli stessi, però a livello di disposizione. Infatti, se mi seguite su Instagram avrete intuito sicuramente quanto a me piaccia cambiare la disposizione di tutti i mobili, la disposizione dei vari oggetti, insomma, soprattutto in questo periodo che siamo rimasti tantissimo tempo a casa e che la nostra camera è diventata alla fine diciamo, il luogo in cui passiamo la maggior parte delle ore della nostra giornata, avevo sempre bisogno di qualche rinnovamento, ecco. Quindi spero che il video vi piaccia. Se così fosse, vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdervi altri video di questo genere. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, quali video vorreste vedere e niente, buona visione. Ok, allora questa è la visione dalla porta della mia camera. Questa è la disposizione: sinistra libreria, scrivania, destra letto e comò. E proprio a destra della porta abbiamo l'armadio. Adesso però ci addentriamo nella mia camera. Allora, questa è la porta a cui ho attaccato una decorazione molto semplice trovata in un negozio di cinesi. Dietro ho appeso invece questo appendiabiti in cui ci tengo le cose che mi servono durante la giornata, quindi giubbotto, giacca perché dentro casa mia fa veramente freddo, la borsa con cui esco più spesso quando porto bel fuori e un ombrello perché in questo periodo non si sa mai che tempo fa. A destra invece c'è lo specchio, è l'unica zona in cui ho potuto metterlo perché tutte le altre pareti sono occupate e l'altro specchio che avevo, cioè che ho, è dentro all'anta dell'armadio, che diciamo non mi piace, non mi fa proprio impazzire. E è un'area della casa molto buia, infatti non mi ci specchio proprio spesso, però giusto per avere uno specchio un po' più facile da utilizzare. Appunto a destra abbiamo poi la libreria. Questa è la libreria di IKEA Hemnes, vi lascio il link qua sotto di tutti i mobili IKEA che riesco a trovare. Sopra ho un orologio, anche questo preso dai cinesi, però è molto bello perché ha i dettagli oro rosa. La libreria, diciamo che non è quella che desideravo, perché a me piacciono quelle che hanno degli sportelli in basso per poter coprire, diciamo, le cose più disordinate come i libri dell'università, questi documenti, però quando abbiamo preso, insomma, questa libreria non c'era quella che volevo io e quindi mi sono dovuta un po' accontentare. Poi ho scoperto che qualche tempo dopo le hanno messe, ma vabbè, questi sono dettagli. Diciamo che è ricca di fotografie, sia queste qua con le cornici, sia queste che ho attaccato con il Patafix, poi abbiamo dei profumi. Questi sono gli unici libri da leggere che ho, perché non mi piace tanto leggere, quindi non ha senso avere dei libri inutili, quindi molti li ho dati via. Appunto, foto, quadernini vari e gli unici libri che mi sono tenuta qui a Roma del liceo, che sono delle lingue, quindi spagnolo e inglese, e altri quaderni vuoti che posso utilizzare anche all'università. Ho messo un cestino con dei cioccolatini, così quando viene quindi il mio ragazzo può mangiarli se vuole. E qui ci sono dei portapenne con dei pennarelli, quelli della Crayola e quelli della Papermate, che non voglio sulla scrivania perché la voglio tenere il più minimal possibile. Poi, queste sono due scatole in cui tengo prevalentemente cose di elettronica e sotto invece tengo prevalentemente i libri dell'università. Ho eliminato tantissime sbobine da questi folder,
erano veramente inutili da tenere e quindi le ho buttate via. E questi sono gli unici libri che ho acquistato per ora, insomma per i miei primi 3 anni di università. Di qua invece tengo altre cose di cartoleria che sono inutilizzate perché, come sapete, non utilizzo più il cartaceo per studiare. Però è un peccato darle via perché magari in un futuro, in una prossima casa, possono essermi utile per tenere, non lo so, le bollette o qualsiasi cosa. E queste sono alcune, invece, una parte dei materiali che mi servono per disegno, anche se in questo periodo sono un po' a corto di idee e quindi non ho voglia di disegnare, ecco. Ho dovuto realizzare qui una sorta di svuotatasche, quindi questa è la mia pochette da tutti i giorni, da cui prendo insomma le varie cose, quindi salviettine, burro di cacao, igienizzante, eccetera. Anche qui occhiali da sole, power bank, e ho utilizzato questo per mettere parte delle mascherine. Secondo me è un'idea molto molto carina. Questa è la custodia dei miei nuovi occhiali, spero vi piacciono. E basta, questa è la libreria, insomma, molto semplice, sembra piena di roba perché lo è, però non ho trovato modo migliore per sistemarla. Ma una cosa molto carina è che qua dietro, per ravvivarmi un po' le giornate di studio, ho attaccato alcune foto che avevo fatto stampare durante la quarantena. Qui sotto ho questo tavolinetto, preso sempre da Ikea, quindi vi lascio il link qua sotto, che mi serve per metterlo sopra il letto, così da poter utilizzare il computer. In teoria sarebbe per farci anche colazione, ma io non sono solita fare colazione a letto. Comunque è veramente comodo e mi ha salvato la vita in quei giorni in cui non avevo voglia di stare seduta alla scrivania, ma volevo utilizzare il computer sul letto. A destra della libreria ho la scrivania, che è praticamente il mio piccolo mondo. Non voglio farvela vedere super nel dettaglio perché voglio realizzarci un video più specifico. Comunque, giusto per farvi vedere, sto cercando di renderla il più minimal possibile, visto che utilizzo prevalentemente il computer e l'iPad. Non vedete il computer perché è in assistenza, visto che gli sto facendo cambiare la batteria in vista dei prossimi anni di università che mi rimangono, spero, e invece lì c'è l'iPad sempre presente. Ho attaccato questo calendario preso su Amazon, di cui vi lascio il link qua sotto, veramente carino, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram, in cui ci segno alcuni dei miei impegni e, come vedete, mi piace sbarrare i giorni quando finiscono, anche se sono indietro di 2 giorni, ma vabbè. L'unica pecca è che inizia da domenica, quindi ho dovuto evidenziare i numeri dei giorni che sono di lunedì per ricordarmi che la settimana inizia da domenica e non da lunedì, però devo dire che mi ci sto trovando relativamente bene e mi piace anche il fatto che ci sia lo spazio per le note. Anche questa è una parete abbastanza decorata con acchiappasogni prevalentemente e insomma decorazioni che ho trovato in giro per i vari negozi, a parte quello che è di Maison du Monde, non so se è ancora disponibile, però se lo dovessi trovare ve lo metto sempre giù nell'info box. Questa invece è una sedia meravigliosa, ho dovuto acquistarla nuova perché l'altra che avevo si è praticamente tutta rovinata e io ho preso questa da Ikea, molto molto bella, sarebbe da gaming ma boh, non lo so se la usano veramente così. L'ho presa grigia e bianca perché comunque rispecchia un po' i colori della mia camera. A mio papà per esempio sta molto scomoda perché effettivamente è molto dura, però insomma vi consiglio di andarla a provare. Io l'ho scoperta da Smiby, me ne sono innamorata e quindi ho deciso di andarla a provare, mi sta molto comoda e quindi ho deciso di prenderla. Anche di questa vi lascio il link nell'info box. E ciò che è cambiato prevalentemente è questo lato. Infatti qualche tempo fa questi due mobili erano invertiti, quindi il letto di qua e il comò di qua, però praticamente mi occupava un sacco di spazio. Invece adesso io ho recuperato tutto questo spazio che posso utilizzare anche per fare, non lo so, ginnastica a casa o comunque a me piace molto stare per terra sul tappeto. Anche il tappeto è di Ikea, quindi vi lascio sempre il link qua sotto. Letto sempre di Ikea, della linea Hemnes, e comò sempre di Ikea, della linea Hemnes, quindi vi lascio tutto qua sotto.
Per il resto niente, è un semplicissimo letto. L'unica cosa, devo cambiare il materasso perché è molto molto duro e non riesco a dormirci. Veramente sto facendo un sacco di fatica e lo sto sentendo soprattutto in questo ultimo periodo. Qui ho fatto mettere questa mensola quando in realtà in questa posizione c'era prima la scrivania. Infatti devo dire che adesso che c'è il letto è un po' scomoda, però alla fine dormo da questo lato e quindi va più che bene. Non deve... Alla fine sul mio letto ci dormo solo io, quindi va bene così. La mensola non è di Ikea, ma è di Leroy Merlin. E sopra ci sono qualche decorazione, insomma. Questi sono i miei pop di La La Land, bellissimi, non sono riuscita a darli via. Insieme a questi pop di Lost, che sono una parte della mia adolescenza che, a cui non posso resistere, purtroppo. Volevo darli via, però non lo so, ne sento troppo la mancanza e quindi ho deciso di rimetterli al loro posto. E invece questo è un regalo fatto dalle mie compagne di università, che è un piccolo feto super super carino. Candela di Maison du Monde, che finalmente ho finito. E poi una di quelle lampade che si accendono con Alexa e che sono stracarine la sera. Questa invece è una cornice sempre di Ikea, in cui ci sono insomma foto ricordo. Cornice sempre di Ikea su cui ho messo questo dipinto che ho fatto io con gli acquerelli durante la quarantena. E finalmente arriviamo al comò. Mi sono scordata di dire che anche questo è di Ikea e sinceramente lo vorrei levare perché, non lo so, non mi piace più, quindi forse lo leverò, vedremo, sicuramente aspetterò di cambiare l'armadio e poi deciderò, perché comunque sono stati fatti i buchi per tenerlo appeso e quindi... non lo so, devo trovare un modo per evitare che si vedano. Questa invece è la cassettiera di Hemnes, molto molto comoda devo dire, perché sono riuscita a organizzare insomma la maggior parte dei miei vestiti, però la cosa che odio di più sono i cassetti che non si aprono completamente, quindi io qui ho un sacco di spazio ma che è difficile da riempire perché appunto le cose si prendono molto male. Sopra al comò ci sono un sacco di cose devo dire. Allora, questo è un portagioie preso su AliExpress, ma purtroppo non ho più quell'applicazione, quindi vi lascio il link per Amazon. Vi siete innamorati di questo portagioie quando ve l'ho fatto vedere su Instagram, quindi vi faccio dare una sbirciatina. Questo si alza e si alza anche questo. Poi piattino dove metto gli orecchini quando me li levo, borraccia. Questo rialzo preso sempre su Amazon, ce ne sono due nel, diciamo, nel pacco, una l'ho portata a casa al mare. Poi questa scatolina super carina che mi ha regalato Fra, super carina, di legno molto molto chiaro, e all'interno ci ho messo cose per i capelli. Poi questo contenitore in plastica trasparente dove ci sono i miei orologi, specchio, ciao, preso da Leroy Merlin, due dei miei profumi, questa scatolina della Thun stracarina in cui ci sono gli elastici, specchietto di Tiger e lampada di Ikea in cui ho cambiato la lampadina all'interno e è colorata. Poi ultima parte della mia camera è questo armadio, devo dire abbastanza grande, di 5 ante con i cassetti. Qui a sinistra tengo alcune cose che devono essere nascoste, come la ring light, uno dei tappetini per fare ginnastica e questa borsa con altre borsette all'interno che devo decidere cosa farci, ecco. Mentre a destra abbiamo questa sedia un po' strana in cui bisogna sedersi lì e avere le ginocchia qua. E serve per tenere una postura relativamente corretta e non la uso adesso molto spesso, però almeno se viene qualcuno c'è una sedia in più. Allora, questo armadio spero che se ne vada via molto presto perché è veramente molto scomodo. Come vedete è fatto a scala
E quindi questa cosa mi occupa un sacco di spazio che non posso utilizzare e devo mettere tutto quanto sopra. Però è bruttissimo, lo so, non posso farci nulla. Ho trovato un altro armadio che sta meglio con la camera da Mondo Convenienza, quindi spero di poterlo prendere il prima possibile. Comunque vi faccio dare una sbirciatina giusto per farvi vedere come è organizzato. Qui a destra ho messo sempre le foto e anche su questa cornice sempre di IKEA. E qua ci ho attaccato una lettera. Allora, nella prima anta ho modificato la disposizione perché prima c'erano altre cose. Ho deciso invece di mettere tutte le mie scarpe. E qui a sinistra invece ci sono le mie collane e i miei bracciali con questi portachiave in teoria, però io li ho utilizzati così e lo trovo molto comodo. In quest'altra anta dell'armadio tengo sotto le mie borse, quindi borse piccole, zaini e borse più grandi. E sopra invece parte dei miei vestiti, quindi pantaloni che devono essere appesi, cardigan, camicie e vestiti da sera. Nei cassetti ci sono, insomma, cose normali, quindi calze che non si aprono più. Ho messo prevalentemente sciarpe, che ovviamente appena finisce la stagione se ne andranno, cappelli e le borse dell'acqua calda. Qui ci sono invece le mie magliette a maniche corte, che appena arriverà la stagione faranno cambio con le magliette a maniche lunghe che si trovano qui e qui. Faccio cambio semplicemente perché questi due cassetti sono molto più in alto e molto più semplici da aprire che queste qua, anche perché l'armadio che voglio prendere non avrà i cassetti, cioè almeno io non ce li voglio mettere perché li trovo scomodi avendo anche la cassettiera. Infine, nell'ultimo cassetto ci sono prevalentemente vestiti da palestra, quindi calzini che uso in palestra oppure per fare trekking, magliette, reggiseni, leggings. Quest'ultima anta invece, che è quella più alta, teniamo infatti i cappotti e i giubbotti. Teniamo perché questi qua sopra sono tutti quelli di mia madre e questi qua sotto sono invece i miei. Oltre in realtà ai giubbotti e ai cappotti, ho anche quelli più estivi, quindi giacchetti di pelle, giacche che sono invece quelle un po' più eleganti. E poi dei completi, quindi giacca e pantalone, ad esempio questi. E niente ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Spero che non sia venuto un video troppo lungo. Spero soprattutto che vi sia piaciuto. Ovviamente, nel caso in cui farò altri cambiamenti, farò dei nuovi room tour perché, come vi ho detto, sono i miei video preferiti. Detto questo, io vi mando un grandissimo Detto questo, io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!